Abbiamo visto prima quali sono le manovre che bisogna fare quando si fa una visita a pazienti con problemi di disfunzione dell'articolazione temporomandibolare. Vediamo adesso sul vivo, anche perché secondo me è molto più utile a chi deve imparare a fare una prima visita a pazienti con disfunzione dell'articolazione temporomandibolare. Nella valutazione clinica del paziente, importante è valutare un eumorfismo del volto. Nel caso della signora è assolutamente simmetrica e quindi non ci sono delle discrepanze ossee importanti. Valutiamo adesso in primis, io parto sempre dal valutare l'emergenza dei punti del trigemino, il sovraorbitario, l'infraorbitario e il nervo mandibolare bilateralmente e chiedo alla paziente se avverte dolore e la palpazione di questi punti. No, assolutamente no. Va bene. Poi passo a valutare la tensione dei muscoli temporali. Anteriormente, signora, per favore, serri i denti medialmente, rilasci e serri, e posteriormente. Non c'è particolare dolore, non c'è particolare tensione muscolare. Poi passo a valutare il muscolo massetere. Il muscolo massetere viene valutato sia in maniera superficiale sia in maniera profonda. Signora, per favore, stia rilassata. Viene usata una palpazione bidigitale. Stringa i denti fuori. Ha male? E ben si identifica in quest'area qui. Poi si procede a una palpazione bidigitale, ponendo di solito il pollice all'interno della bocca. Se ne gira un po' la testa, apre la bocca, signora, chiude, morbida, e qui apprezzo bene il muscolo massetere che appare normotrofico. Ha dolore, signora? No. È ben rappresentato. Si passa poi alla palpazione dei muscoli pterigoidei e dell'inserzione del muscolo temporale sulla coronoide. Questo è più difficile da inquadrarsi e si utilizza, apre la bocca, signora, si posiziona, gira un po' la testa, signora, verso destra, il dito all'interno del cavo orale, superiormente, in corrispondenza degli ultimi molari superiori. E qui si apprezza il muscolo pterigoideo e l'inserzione del temporale. Si passa poi a valutare i muscoli retronucali e lo sternocleidomastoideo. Si palpa leggermente, un po' in profondità. Ha dolore, signora? No. I muscoli della signora sono totalmente rilassati. Il muscolo trapezio può essere molto contratto. Qui interferisce un attimino questa catenella, togliamo e andiamo ad apprezzare il muscolo, il trapezio. Un po' di fastidio, signora, qui? No. No. Che anche in questo caso è molto rilassato. Passiamo adesso alla valutazione della bocca. Apre un po', chiude, signora. La signora ha una seconda classe, ha un po' un overjet, chiuda. Adesso passiamo a valutare la presenza o meno di dolori articolari. Signora, apra la bocca, chiuda, apra, chiuda. Io non apprezzo nessun rumore nel caso della signora. Le sente dei rumori, signora, prendo qui dentro la bocca. Adesso andiamo endo, mediato acustico esterno. Apre, signora. Chiuda. E qui si apprezza benissimo la fuoriuscita del condino mandibolare della fossa glenoidea. Apre, signora, che avviene in maniera assolutamente fisiologica, senza nessun tipo di rumore o di dolore. Passiamo adesso
alle manovre di dislocazione mandibolare, il famoso joint play, nel quale si disloca la mandibola verso l'avanti e verso il basso per evidenziare la presenza o meno di una sintomatologia di tipo infiammatorio intraarticolare e per evidenziare se c'è o meno un rumore articolare forzato. Apre signora, posiziono, non so se riuscite a vedere, posiziono il pollice al di sopra dei premolari e dei molari, l'altra mano, la mano controlaterale, la posiziono in corrispondenza dell'articolazione temporomandibolare. Chiedo alla signora di essere assolutamente rilassata. Signora, per favore, non le faccio assolutamente male, lei deve essere semplicemente rilassata e lasciarsi guidare. Eseguo delle manovre di distrazione e di compressione. Non si apprezzano dolori. E la signora mi sembra che non abbia riferito dolore. Di solito quando si fanno queste manovre e c'è la presenza di un processo flogistico, si ha subito un riscontro da parte del paziente in termini di algie. Il paziente riferisce subito di aver avuto un grande dolore. Nella visita dei pazienti con disfunzione dell'articolazione temporomandibolare, molto importante è valutare la funzionalità mandibolare. Abbiamo detto prima che i due parametri in base ai quali io decido se intervenire o meno su questi pazienti sono la funzionalità, quindi la capacità di aprire e muovere in maniera corretta la mandibola, e il dolore. Nel caso della signora abbiamo visto che dolore non ne aveva. Vediamo adesso la funzionalità della signora qual è. Si misura con un doppio decimetro, millimetrato, e si chiede alla signora di aprire la bocca al massimo. Apre la signora. Abbiamo detto che funzionalmente è dai 40 ai 50 mm un'apertura fisiologica. Apre al massimo. Apre normalmente, signora. Chiuda, chiuda e apre normalmente. Un'apertura normale della signora arriva ai 40 mm. Apre tutto, signora, e un'apertura forzata ai 48 mm. Quindi questa è una situazione assolutamente fisiologica. Altrettanto importante, oltre all'apertura verticale, è la valutazione dei movimenti di lateralità mandibolari. Vediamo adesso. La signora apre un po' la bocca e si gira un pochettino verso di qua. Bravissima, chiude la bocca. La signora ha un importante overjet, per cui è un po' più difficile misurare. Comunque adesso teniamo come punto di riferimento la linea interincisiva. Signora, sposti tutta la mandibola, no, no, a destra gentilmente, a destra, e vediamo che si sposta di circa 10, no, no, denti chiusi, scivolare a destra, scivoli a destra, scivoli, 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 che è circa 10 mm, che è assolutamente fisiologico. Adesso a sinistra, per favore, teniamo sempre la linea nello spazio interincisivo centrale. E vediamo come si sposta di 12 mm, quindi simmetrica e ottima la funzionalità. Le chiedo, signora, adesso di protrudere la mandibola. La protrusione è di 2 mm, alla quale però dobbiamo sommare, chiude normalmente, signora, i circa, scusate, i circa 6 mm di overjet che ha la signora. Per cui sono 7 mm, che è assolutamente un quadro funzionale di movimenti di protrusione. Io mi fermerei qui. Questo è gran parte dell'esame obiettivo, abbastanza semplice. In questa maniera si sono verificate la presenza di alterazioni di tipo anatomico a livello dell'articolazione temporomandibolare, la presenza o meno di incoordinamento condilomeniscale o di degenerazione artrosiche. Facendo queste manovre sull'articolazione, facendo le manovre precedenti, si è evidenziata la possibilità o meno di esserci una tensione muscolare legata molte volte a quadri di tipo di bruxismo o di serramento. Per cui la signora non ha riferito nessun dolore né a livello muscolare né a livello articolare, per cui chiaramente non è una paziente da prendere in trattamento.